Giornata dedicata all'eguaglianza di genere all'Università del Molise, in un momento in cui in alcuni paesi purtroppo alle donne, ma anche alla comunità, LGBT, sono negati i più elementari diritti. Mentre a livello internazionale fa notizia la coraggiosa protesta della nazionale iraniana di calcio e la mancata protesta delle più blasonate nazionali europee, all'Università del Molise viene presentato il bilancio di genere 2021, il Gender Equality Plan per il biennio 2022-2024 e l'iniziativa Una ciocca per tutte le donne dell'Iran, promossa dall'amministrazione comunale di Campobasso e alla quale aderisce anche il polo museale Unimol. Ospiti dell'incontro la professoressa Rita Maria Antonietta Mastrullo, la prima donna a ricoprire il ruolo di prorettrice all'Università Federico II, nominata nel 2020 dal rettore Lorito, e la professoressa Francesca Caroccia, coordinatrice del gruppo di lavoro CRUI sulle questioni di genere. Magnifico rettore, bilancio di genere per il 2021, quali sono le iniziative messe in essere dall'Università del Molise per attuare l'eguaglianza di genere e poi grande solidarietà anche della nostra università alle donne iraniane con l'altra iniziativa promossa nei musei. Essere partiti l'anno scorso col bilancio di genere ci darà la possibilità tutti gli anni di fare il punto della situazione, cioè ripetendo la fotografia. Adesso da radiologo è strano dire questa cosa, ripetendo la fotografia vedremo le differenze, capiremo cioè la direzione che l'Ateneo sta realmente seguendo e quindi se le politiche che abbiamo messo in essere in questi anni stanno portando dei risultati oppure no. La mia sensazione è che la nostra comunità sia una comunità matura nei confronti di questa problematica, perché i numeri sono migliori di tanti altri Atenei. Noi abbiamo il 50% dei direttori di dipartimento equamente suddivisi, e anche la presenza delle donne in Senato è leggermente superiore al 50%, no, e io sono orgoglioso di dire che noi non abbiamo fatto niente per questo, perché vuol dire che i principi ai quali la nostra comunità accademica si ispira sono validi in questa, vanno bene in questa direzione. Però vedersi per raccontarlo, per dirle quali sono le criticità, abbiamo oggi anche due ospiti che vengono a trovarci, che hanno fatto percorsi diversi e ci racconteranno le loro esperienze, secondo me è sempre una cosa molto interessante. L'altra iniziativa è un'iniziativa che ci è sembrata, non voglio dire dovuta, ma è un gesto di solidarietà e di attenzione per un problema che ha naturalmente stupito e interessato tutto il mondo e del quale noi siamo molto partecipi. Io forse non ho il capello giusto per la ciocca, ma qualcosa in qualche modo sicuramente faremo. Professoressa Tullio, delegata del Rettore per le pari opportunità, verrà presentato il Gender Equality Plan per il prossimo biennio. Quali sono i punti salienti? Allora, sì, innanzitutto diciamo che è un documento di progettazione e programmazione che riguarda tutto l'Ateneo, perché si tratta di un documento che viene a intersecarsi con quello che è il piano di azioni positive, il piano strategico di Ateneo, oltre che al bilancio di genere. Si tratta di una serie di azioni che metteremo in campo a partire dal 2022 sul riequilibrio, su vita familiare, vita lavorativa di tutto il personale del nostro Ateneo, e anche delle iniziative volte a incentivare l'eguaglianza, le pari opportunità, come per esempio dei corsi interdisciplinari che possano ampliare la conoscenza su queste tematiche, o anche delle misure volte ad agevolare, per esempio, le persone che hanno dei figli nella prima età prescolare o scolare, ponendo in essere delle forme di agevolazione. Professoressa Caroccia, come nasce la commissione che lei coordina e quali sono i mezzi che state attuando per realizzare questa eguaglianza di genere negli atenei italiani? Il percorso è lungo, però devo dire che gli Atenei rispondono, insomma l'Ateneo di Campobasso ne è un esempio, rispondono con particolare efficacia. È iniziato ormai 5 anni fa come gruppo di lavoro della CRUI, interno alla CRUI, sulle questioni di genere. Abbiamo immediatamente realizzato delle linee guida per diffondere lo strumento del bilancio di genere all'interno degli Atenei. Subito dopo, direi quasi nel giro di un paio di anni, gli Atenei hanno risposto benissimo, c'è stata una crescita esponenziale. E l'Unione Europea ci ha dato una gran mano in questo, perché sapete meglio di me che ha chiesto come condizione per l'attribuzione dei fondi Horizon, quindi il programma di ricerca più grande, forse più importante che fa l'Unione Europea per i centri di ricerca, il Gender Equality Plan, che richiede anche
anche l'attuazione del bilancio di genere, e quindi appunto questo ci ha dato una spinta. E va segnalato che il gruppo nel frattempo all'interno della CRUI è diventato una commissione formalmente, però secondo le regole della CRUI, coordinata attualmente dalla rettrice Polimeni, perché ci vuole un rettore o una rettrice come coordinatore o coordinatrice del gruppo. Professoressa, nel 2020 lei è stata nominata come la prima prorettrice di un ateneo importante come la Federico II. Segno che la sensibilità all'eguaglianza di genere negli atenei è maggiore, oppure che bisogna fare ancora tanti passi per realizzarla di fatto? Beh, io ritengo che c'è molta strada ancora da fare, è una strada in salita, però la stiamo percorrendo. Quello che mi piace ripetere anche al rettore del mio ateneo, che mi ha onorato di questa scelta e che con presunzione ritengo di essere stata scelta per la mia esperienza, la mia professionalità, soprattutto per la dedizione e per l'impegno passionale che metto nel lavoro. Detto questo, però, sono convinta che questa complementarietà di sensibilità ai vertici dell'ateneo aiuta ad avere una visione più integrata.